L'ultimo, che è un po', ecco, diciamo, un piacione di tutti, ma diciamo, al di là che costa il doppio degli altri, ma questo è bene ribadirlo, che insomma è facile, no? Quando si spara. Comunque, Gessone. allora, 2014, quindi solo una vendemmia, 5 anni sui lieviti, quindi già questo ribalta tutto, 5 anni sui lieviti e 3 anni in bottiglia dopo, quindi lieviti e quindi entrano in soluzione, dalle note appunto di panificazione, eccetera, più 3 anni in bottiglia e quindi tutta la spezzatura e biscotto, e di partenza 55% Pinot Nero, 45% Chardonnay da 19 villaggi diversi. Quindi qui si pesca tutta la champagne, tanto Grand Cru ma anche per i Cru scelti bene, e sentite che appunto il mosaico è bellissimo, no? C'è questa nota quasi fumée, questa nota ricorda l'ostrica, ricorda il mare, l'arancio, chiaramente la componente agrumata è molto importante, così come quella tropicale. E se anche al naso, diciamo, sì, carino, ma insomma in bocca direi che in bocca è pazzesco, no? Dalla quantità di note pepate, speziate, piccanti, fruttate, e un vino poi anche che non finisce, cioè sentite il volume, bocca tesa e dura. Questo non ha bisogno di tanto zucchero, qui siamo 6 grammi litro, qui proprio è l'uva matura. Quando si fa il millesimato non si può assolutamente mettere altre vendemmie, quindi bisogna che l'uva sia matura ma acidissima. Quando riesco a fare una vendemmia posso fare vini come questo. Quindi sono un po' un compendio, no? Questo è bene assaggiarlo in fondo perché ho una parte del Genè, no? Di Chimay, ho una parte del Pinot Nero, ho una parte della permanenza sui lieviti. Qui il Meunier non c'è, ma quel lato un pochino più campestre, più conviviale del Meunier ce lo sento, e più il finale che comunque va sull'eleganza. Loro lo definiscono elegante, radiante, intenso. E al di là della retorica francese, comunque effettivamente è un vino che ci riempie la bocca, ci riempie il naso e effettivamente una bottiglia secondo me buonissima a tavola, ma anche aperta e bevuta, a chiacchiera, a canna, ecco, ma questo tra l'altro è anche uno l'effetto Don Perignon, l'effetto dei vini che si bevono anche a canna, veramente, al di là che il gas lo rende difficile, ma questo veramente Meno male, metti lì, perché c'ha quell'equilibrio, quell'eleganza che è veramente una bottiglia in due è veramente poco. Sì, questo è un grande complimento. Quando una bottiglia reale in due è la mani e l'altro non c'ha molta sete, è perfetto. Questo è